Giovanni De Niederhäuser, sono un project manager dello studio Carlo Ratti Associati con sede a Torino e Boston. E oggi la tecnologia è estremamente pervasiva, estremamente accessibile e quindi noi parliamo di smart dust, quindi estremamente diffusa e ci permette di raccogliere informazioni in tempo reale o non su tutto quello che è l'uso effettivo dello spazio, degli oggetti da parte dei cittadini, delle persone, degli utenti. Queste informazioni una volta raccolte, aggregate e restituite ai cittadini attraverso sistemi informativi, personal device, permette ai cittadini di creare una dimensione comune e di vivere in modo più consapevole prendere le loro scelte. Parliamo allora di behavioral change e quindi un'azione su quello che è il comportamento dei cittadini e quindi quello che auspichiamo noi è che si arrivi a comportamenti più virtuosi, socialmente ed eticamente più sostenibili. Beh, sicuramente stiamo lavorando al progetto per il Future Food District in cui proprio studiamo per la prima volta un'area in cui creare Internet of Things, cioè dove tutti gli oggetti saranno connessi e quindi quello sarà un testbed, un'area di prova effettiva dove riusciremo ad avere una quantità di dati importanti. Ma diciamo che questa visione la applichiamo un po' a tutti i progetti che affrontiamo. L'anno scorso lavoravamo con Indesit e cerchiamo di capire dall'elettrodomestico quali sono le dati, le informazioni sugli utenti che possiamo raccogliere, aggregare ed utilizzare. Hello, my name is Carlo Ratti. I'm Professor at MIT and Director of the Sensible City Lab, a research group that looks at how technology is changing our cities and the way we live in them. I've been asked by Expo 2015 to curate the Future Food District, a thematic area at the core of the Expo site that looks at advancement in food production, distribution and consumption. The Future Food District is next to the Carver Street, in between Piazza Italia and the canal, and over 9,000 square meters, it will show two pavilions, one dedicated to the supermarket, one dedicated to the home, and the piazza in between. The big challenge is to understand how the relationship between food and people will advance in the coming years. We start from the idea of the Internet of Things, exploring how over the next few years, all our objects will be connected, enabling new interfaces and interactions. The Future Food District aims to become a unique real Internet of Things testbed, an unprecedented space in which, thanks to pervasive and ubiquitous connectivity, everything will be linked, traceable and localized in real time. But note, this is not about technologies, it's about the people. The Future Food District will experiment with new dynamics to enhance individual participation and continuous exchange with objects, fostering new interactions between people. We call it the Internet of Food and People. Diving deeper into the Future Food District, let's look at the supermarket. This is a multi-experience area based on several principles. First, products we buy will inform us about their content, their production history, and movement. Products will be automatically shelved and moved, immersed in a context-aware and self-organized environment. Real-time monitoring of all products will experiment endless spatial configurations, a new digital path of association and connection. Imagine ordering food by calories, color, geographic origin, or so on. Everyone will be encouraged to become both seller and buyer, sharing homemade plates, as well as suggestions, recipes, and traditions. All vendors across the expo site will be invited to tag their products, allowing a real-time visualization of their position and movement across the site itself. Second, the house. A space where visitors will be invited to experiment new technologies and ingredients for cooking, collecting and sharing their experiences, in order to create a crowdsourced database that will work as a legacy for the Expo project. The application of new advanced technologies, like 3D printing for food in a computerized kitchen, will allow a unique experience. Interactive surfaces will suggest the most convenient recipes with ingredients collected by the visitors. Finally, the square, a new interactive public space. The exterior facade of the two pavilions will host an urban algae farm to produce biodiesel and a vertical farm to produce fruit and vegetables on site. Both installations will act as 3D green surfaces that embrace the inner square, improving the microclimate within. The central plaza works as a complex public space hosting various functions, a restaurant, public services, green space, phytodepuration system
in the stairs facing the water channel. Sì, certo, il consumer behavior, il comportamento del consumatore può essere oggi monitorato, aggregato, quindi studiato su larga scala, e da qui possiamo, abbiamo una value proposition che agisce a più livelli, perché permette di creare servizi ad hoc per l'utente, permette appunto, agendo sul behavioral change complessivo, di avere un valore, un risparmio a livello comune, quindi di comunità, e infine anche a livello dell'azienda, cioè un valore aggiunto che è capire esattamente come l'utente si interfaccia con alcuni, con i propri prodotti o con i propri servizi. Ma in realtà, come dicevo prima, già oggi la sensoristica è estremamente diffusa, quindi viviamo già oggi un assaggio di quello che potrà essere il futuro. Già oggi riusciamo a immaginare, se non altro, come alcuni trend potranno, speriamo, evolversi in modo... La visualization è fondamentale in questo processo perché ci permette di comunicare le informazioni ai cittadini e agli utenti direttamente. La comunicazione è fondamentale. Se ci fosse se la comunicazione non è efficace, non è efficiente, decade tutto il loop che si viene a creare, questo feedback loop tra oggetto, città e utenti. È molto più difficile rappresentarlo, diciamo, aggregarlo e rappresentarlo. Raccoglierlo oggi è molto semplice, abbiamo già migliaia di database di dati di cui dobbiamo solo capire che cosa farne, insomma. Grazie mille. Grazie a voi.